Come sta? Ha tutto Ci siamo bene? visti un anno fa. Mi sembra un po' tardino. Lei me l'ha rispecchiata la dieta? Non mi Guarda, pare tanto. è ingrassata di 12 kg. E un'altra curiosità, quante frittelle ha mangiato a Carnevale? 21. Bene, può appoggiare la borsa su e il cappotto sulla poltrona, grazie. Sì, tranquilla. Venga pure. Eccoci qua. Allora, si ricorda l'ultima volta che ci siamo visti? Ok, allora mi faccia controllare un attimo. Gentilmente mi ricorda il nome e cognome? Signora, ci siamo visti un anno fa. Mi sembra un po' tardino. Allora, avevamo detto che le prime volte ci dovevamo vedere almeno una volta ogni 6 mesi per definire meglio il tutto. E una volta all'anno è troppo, signora, almeno ogni 6 mesi. E dopo per stabilire una cura esatta. Ancora la dieta che le avevo prescritto un anno fa. Me la faccio vedere. Lei me l'ha rispecchiata la dieta? Non mi pare tanto, eh? A vederla così? Non mi pare. Cosa le devo dire? Allora, io questo lo tengo qua. Allora, signora. Intanto ho bisogno di alcune info perché ho perso alcuni dei suoi dati e quindi sì, perché noi abbiamo un programma appunto che dopo un anno, se lei non viene ogni 6 mesi, sì, va come a tirarsi via l'archivio, perché ogni anno si rinnova, perché abbiamo cambiato anche il programma, quindi mi scusi. Allora, mi dica il giorno che è nata, signora. Abita città via mi dà gentilmente il cap. Allora, il codice fiscale. Ah sì, scusa, l'ho scritto qua. Allora,
po' e dopo. E dopo non l'ha più seguita. Ma signora, allora se lei deve fare un percorso di dimagrimento, deve essere seguita, deve anche, le avevo detto che se aveva bisogno dei consigli, io gli davo il mio numero di telefono, ce l'aveva, e quindi io gli davo anche dei consigli, però lei non ha voluto ascoltarmi, ha voluto fare di testa sua, e quindi adesso questi sono i risultati. Allora si metta un attimo sulla bilancia che la peso. Ok, sì, si tolga le scarpe, vada pure sulla bilancia. Ok, peso. Ok, allora il peso che era l'altra volta è ingrassata di 12 kg. Ecco, ingrassata di 12 kg è tanto, signora. E tanto. Allora, intanto ci sono state anche le feste di Natale che non ci siamo visti, il carnevale, ecco, e quindi lei capisce che non va bene e quindi bisogna andare ad intervenire. Allora, mi mostra gli esami del sangue per cortesia. Abbiamo parecchi qua. Vediamo questi. Ok, vado a trascriverli, perché così almeno voglio avere un responso. L'altra volta non li avevo copiati. Questo qua, beh, questo non mi interessa. Allora, vediamo questi qua. Il colesterolo, signora, guardi, guardi, non va bene così. Il colesterolo è alto. Lo so che è difficile fare una dieta, però io l'avevo chiesto, anche se ha bisogno dei consigli, mi chiami, che io magari le alzo un po' la quota del mangiare. Lo so che ridurre tutto da un momento all'altro può essere anche un po' traumatico, però lei si deve affidare a noi perché noi siamo esperti, e se facciamo questo è non per il suo male, per il suo bene, perché alla fine noi abbiamo studiato per, appunto, per vari casi che ci vengono a portare ogni giorno, e quindi lei mi deve assolutamente stare tranquilla, che adesso le prescriviamo adesso una dieta nuova, ok? Ho capito. Allora un consiglio che le do, per che faccio anch'io per ridurre il senso di fame, è mangiare i semi di chia, che sono quelli che li metto alla notte con l'acqua, e quelli lì danno un senso di sazietà. Oppure anche bere molta acqua, bere tanta acqua, dà anche quella un senso di sazietà. Allora, devo scrivere il colesterolo e il glucosio, anche il glucosio. Vediamo il glucosio, adesso voglio vedere il glucosio. Come immaginavo, signora, anche il glucosio purtroppo così è. Il glucosio è alto, qua abbiamo il rischio diabete, signora, quindi si deve dare una regolata, non glielo dico per il suo bene, si deve dare una regolata, perché qua a rischio diabete.
situazione. Quindi, signora, ecco, guardiamo su specifico. Esami non vanno mica tanto bene, signora. Bisogna intervenire subito, subito, subito. No, questi qua poi mi faccia scrivere. Questi erano i referti dell'altra volta, però vede, allora l'altra volta, se lei vede qua, era un po' più, erano un po' più, diciamo, meno invasivi, ecco, erano, vede la freccia qua, che le avevo fatto, il colesterolo non era così messo male come questa volta. Guardiamo di male in peggio, no. No, dopo mi deve elencare quello che ha mangiato per Natale e tutto il resto, soprattutto anche qua a Carnevale, che ci sono state le frittelle, i crostoli, quelle cose che sicuramente lei ne ha mangiate. Vedi, il glucosio qua era a posto, per esempio. Ecco, abbiamo anche il glucosio che si fa fare benedire, ecco. Signora, allora adesso noi andiamo a prescrivergli una dieta seria. Allora, ma mi dica il problema. Allora, ho capito. Allora, a casa ho capito, c'è un marito che vuole mangiare sia primo che secondo, ok? Allora gli dica che se lo faccia lui e lei si fa il mangiare per conto suo. Perché, allora, se non le viene incontro, non riusciamo a risolvere questa faccenda. Allora, se vuole, la prossima volta porti anche il marito qua, così ce ne parlo anche con lui. Ascolta, non può andare avanti così, signora, perché, allora, se trascuriamo tanto il nostro corpo, dopo fai fatica a recuperare, è difficile recuperarlo dopo. Bisogna metterci subito al rapporto, diciamo. Come attività fisica lei ne fa? No, vero? Allora, anche come attività fisica le consiglio di andare a fare un percorso di mantenimento in palestra, e dove c'è un istruttore che le farà una scheda appunto preparata con i vari esercizi da fare, e dopo man mano che il percorso va avanti la scheda ogni mese viene cambiata con esercizi più specifici, più difficili, più incresciosi, ecco. Ok, aveva cominciato ad andare, ma dopo ha smesso. Ma perché? Io mi chiedo perché? Perché deve smettere? No, 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 no. No, lei non deve smettere di andare in palestra. No. Allora, signora, è per il suo bene. Allora, mi è ingrassata di 12 kg, adesso le dico, sarà difficile ad arrivare ai 12 kg meno che era prima, che già allora era un po' in carne. Adesso, signora, è peggiorata la situazione, da un anno io non la riconosco più. E beh, insomma, non la riconosco più. Ma allora,
mi deve dire, non lo so io cosa consiglia, cioè, allora, io adesso le prescrivo una bella dieta, però lei me la deve seguire, io la chiamerò una volta a settimana per sapere le sue condizioni. È meglio che ci vediamo non tra 6 mesi, tra 3, perché lei deve essere seguita, ma seguita proprio forte, e quindi è meglio che ci vediamo tra 3 mesi. Beh, no, glielo dico, no, non mi può fare così, lei deve mettersi riga, lo so, magari si sente stanca. Beh, le prescrivo degli integratori che le aiuteranno a darle forza. Lo so, ci sentiamo stanche tutte, è un periodo un po' così, sarà anche la primavera che sta arrivando, tutti si sentono un po' più stanchi, è normale, però ci sono vari integratori da prendere che aiutano a darle forza, ok? Mi stia tranquilla, no, lei deve stare serena, lo so che è giù di morale, signora, ma perché? Lei deve essere convinta di una cosa, se è venuta qua è già una buona cosa, vuol dire che si vede che lei è così, insomma, lei deve, cioè, ha capito? Va bene, allora andiamo a prescrivere intanto la dieta, ok? Allora partiamo con la colazione, dopo le stamperò tutto, non si preoccupi. Allora, colazione adesso cosa mi mangia? Le uova, a colazione, le uova. No signora, no, 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 allora lei deve, no, qua non siamo in America, ok? Quindi la colazione con le bistecche, la pizza e altro non si fa. Qua siamo in Italia e quindi mangia l'italiana, ecco. Allora, io le propongo colazione, una fetta biscottata è poco, quindi facciamo 5 fette biscottate, ok? Con marmellata. La marmellata è a scelta, ok? Allora, lei a colazione di solito cosa beve? Tè, caffè, latte? Beve il latte? No. Facciamo il tè, ok? Almeno per i primi 3 mesi. Dopo il latte lo integriamo, non si preoccupi. Magari se lo può concedere una volta a settimana, però le consiglio il tè, che è molto più... normale, meno proteine, meno calcio, meno tutto. Allora, facciamo per 6 giorni a settimana. Ok. E un giorno a settimana come d'abitudine. Ok, allora. Poi lei signora mi ricorda che lavoro fa? Ok, quindi perfetto. Allora, verso metà mattina e metà pomeriggio noi consigliamo uno spuntino. Allora, ci sono delle barrette dietetiche che le può comprare anche al supermercato, che ce ne sono di vari tipi, e quelle danno molta sazietà e aiutano molto e praticamente aiutano moltissimo per arrivare fino a pranzo. Il caffè lo beve a metà, ok? Sì, il caffè lo può bere, ok? Perfetto. Ok, allora a pranzo lei cosa mi mangia di solito? Ok, pasta più o meno quanto ne mangia? 150 grammi di pasta. Mi sembra un po' tantino, eh? È tanto.
lei deve ridurre almeno la metà. Beh, glielo dico. Sì. Certo. Allora, per essere buona, facciamo, volevo mettere 80 grammi, mettiamo 90, eh? Per essere buona ne metto 90 grammi, ok? Lo condisce con quello che vuole, però attenzione, non metta molto sugo, ne metti al massimo un cucchiaino e mezzo, ecco, che non sia proprio rossa, proprio una vistosa, no, leggero, un rosso leggero. Quando le fa col pomodoro o altri sughi rossi non devono essere proprio ben marcati, capisci? Deve avere quel rossiccio leggero, 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 ok? E va bene, le scrivo anche questo, un cucchiaio e mezzo di sugo. Dopo se vede magari che dipende anche dai vari tipi di sughi, che questo le sembra un po' bianco, aggiunge due cucchiai, ok? Io glielo scrivo adesso, ok? Arriva a pranzo che è perfetta,
Non facendo gli spuntini di mezzo, è logico che lei arriva con una fame enorme e quindi tende a mangiare tanto. Allora, adesso mi dica, la cena di solito, ecco, la pasta a cena è sconsigliata, è più consigliata a pranzo, anch'io di solito la mangio a pranzo. Perché a cena, andando verso la notte che si va a dormire, i carboidrati fanno fatica, rendono difficile il sonno e fai fatica nella digestione. Quindi, allora, la cena facciamo solo il secondo. Può mangiare quello che vuole, carne, pesce, verdura, tutto quanto con i contorni, ma solo il secondo. Ok, intanto facciamo così, dopo cominciamo a ridurre le dosi, intanto facciamo un bel secondo, non troppo abbondante, ecco. Ok, massimo una bistecca, due, non di più. Bene. E abbiamo detto niente caffè. Niente caffè. No. Quasi tutte le sere. Ah, si è abbuffata per bene allora. Infatti immagino, vedi qua il glucosio e il colesterolo, dicono tutto, così è, signora. Ma è un'altra curiosità, quante frittelle ha mangiato a Carnevale? 21 in un giorno. Come? Ma signora, sono tante. Ma si rende conto dove va il colesterolo? Se ne va a farsi benedire. Ma signora, sono tante 21 frittelle. Ma non può mangiare tutta quella roba. Cioè, guardi che le vale la sua salute. Ma scherziamo, cioè, ma in un giorno solo 21 frittelle, ho capito che erano buone, erano in offerta, erano in offerta al supermercato, allora vai, abbondiamo, più ce n'è meglio è. No, signora, no, 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 ho detto di no. Signora, le fritte, ecco i dolci li dobbiamo tirare via, eh sì, una volta a settimana, se lo può concedere, non due, una, perché già l'abbonamento di 2 volte a settimana del pranzo con la pasta e il secondo gliel'ho concesso. No, a cena no, però, a cena solo il secondo, a meno che vada al ristorante, allora se vuole mangiare, ah, lei va al ristorante tutti. Eh no, signora, allora mi devi prendere un primo, un secondo a cena. Non può prendere tutte e due, capisco, a pranzo, ma a cena no. Allora, cerchiamo di impegnarci e darci una regolata, per cortesia, ok? No, vedrà che non se ne pentirà. No, signora, non se ne pentirà. Assolutamente. Deve starmi tranquilla, ok? Ho capito, va bene. Ma lei deve stare tranquilla, anzi deve rilassare e vedrà che un po' alla volta faremo tutto quanto, ok? Allora, mi lasci scrivere le ultime cose, le dolci, allora una volta a settimana. Le sfido allora che è ingrassato così. No, mi scusi, allora alla fine è lei che si lascia andare. Ma mi dica dei problemi in casa col marito, per caso, che magari, non lo so, può trascurarla e... No, non ha problemi. Allora, è di buona forchetta, ho capito, ma ha
Allora, lei deve mettersi in testa che deve assolutamente fare la dieta. Siamo già a fine febbraio quasi e tra un po' inizieranno le belle giornate anche per andare al mare. Insomma, dai, facciamo una curetta qua intensiva di 3 mesi, vedrà che 5 kg me li cala sicuramente. Ah, e poi, ok, oltre al dolce, io le prescrivo, devi andare in palestra, sì. E se no va in bicicletta o a correre o a camminare, però una di queste quattro cose lei la deve fare. Non mi può stare seduta tutto il giorno, ecco perché già fa un lavoro sedentario. Poi se ha qualche oretta e neanche nel tempo libero se ne va o in palestra o a correre. No, signora, no, no, no. Lei mi deve andare a correre, ok? Va bene. Ok. Allora, vado a finire di scrivere. Sì. Ok, si vesta pure, che dopo le dico quanto è della visita. Ah, ok, gli do indietro i suoi. Allora, questi qua. Qua gli do indietro i suoi esami. Bene, allora adesso le stampo tutto. Ok. Stampo la ricevuta, ok? Le stampo tutto quello che ci siamo detti e quello che ho scritto, va bene? Ok. Signora, perfetto. Tutto, ok? Ha tutto quello che ci siamo detti. Allora, la visita sono 70 euro. Prossima volta. Allora, preferisce la mattina o il pomeriggio? Il pomeriggio. Ok. Giorno. Ok, adesso siamo a febbraio. Fine febbraio. Aspetta che guardo il calendario, ok? Allora, aprile. Ah, sì, ok. Le va bene. Andiamo già a giugno, ok. No, il primo no, il 2 neanche, sono tutta piena. Ah, martedì 6 giugno, le va bene? Allora, il pomeriggio, ore 4, troppo tardi, facciamo le 3, 3 e mezza, le 3, va bene. Ecco qua, signora, allora le mando un messaggino. Un attimo solo che glielo mando, così le mando il promemoria. Dopo gli manderò il promemoria anche 2 o 3 giorni prima, comunque sì, non si preoccupi. Certo, signora, 2 o 3 giorni prima le mando tutto. Gliel'ho appena mandato anche adesso, ok? Che gliel'ho appena inviato. Allora, ok, mi raccomando, signora, allora i consigli che gli ho dato li prenda in carico, ok? Mi raccomando. Va bene. Noi ci vediamo il 6 giugno, ok? Grazie. Arrivederci, signora.
Arrivederci. Ma se figuri. Arrivederci.